Come ormai è consuetudine, siamo in esplorazione nel parco di Lama Balice e soprattutto nella zona recentemente inondata dalle piogge che ha modificato l'assetto del cosiddetto laghetto stagno della grotta Sant'Angelo. Notiamo migliaia di girini, quindi sicuramente a breve ci sarà la trasformazione in rospo, però ci sono anche delle impronte. E chiedo qui all'esperto birdwatcher Ferdinando Atlante che cosa può significare l'arrivo dell'acqua, magari un'acqua, la possibilità che l'acqua rimanga nel tempo, magari anche creando un indotto di acqua che arrivi in maniera artificiale, spinta da qualche fenomeno, diciamo, anche fisico prodotto dall'intervento dell'uomo. Innanzitutto lo sappiamo tutti che la presenza dell'acqua significa la vita. Possiamo vedere qua le impronte di diverse specie di uccelli, che ne stanno a migliaia, a centinaia, e ci fa capire la presenza di uccelli legati ad ambienti umidi, ad ambienti dove sta acqua, dove si creano queste. Ecco, vediamo anche una libellula qua posata sulla mia mano, evidentemente. Mi ha riconosciuto, è un bellissimo esemplare. Ecco, questo ci fa capire di come l'acqua porta l'aumento della biodiversità nel parco, che è molto importante. Chiaramente, apportando dei lavori di valorizzazione della cava, apportando delle. Portando vegetazione, creando insomma la zona umida tipica nostra mediterranea, possiamo far sì che molte specie di uccelli possano sia durante il passaggio della migrazione sostare o svernare, dipende poi dal tipo di uccello, se svernano da noi oppure continuano il loro cammino verso l'Africa, oppure rimangono nel loro ambiente umido qua dentro Lama Balice. Se poi chiaramente questo rimane sempre e non è uno stagno temporaneo, un domani possiamo avere delle nidificazioni di specie di uccelli di importanza comunitari, come è già successo nel 2012, ecco un'uva bellissima, un uccello che nidifica qua nel parco. Ecco, vediamo la presenza dell'acqua che man mano, in pochi minuti, abbiamo visto già diverse specie di uccelli, di insetti, di anfibi e quant'altro. Apportare modifiche, apportare far ritornare il parco come era tanti, tanti, tanti anni fa, quando scorreva il famoso torrente Tifre o Tiflis, come si vuol chiamare. Portando l'acqua, in poche parole, questo ancora oggi ci fa capire la biodiversità come va ad aumentare, sia a livello di avifauna, ma a livello proprio a 360 gradi faunistico. L'ente parco deve lavorare affinché vengano fatti il piano territoriale, i regolamenti, soprattutto venga salvaguardato. La cosa principale è che un parco come Lama Balice, dove abbiamo riscontrato molta diversità ambientale, faunistica e quant'altro, non è controllato o se è controllato ma poco. Questo cosa succede? Che chiunque può fare quello che vuole, ma non è così, perché la legge del parco parla ben chiaro. È inutile dilungarci. Di
bisogna valorizzare. Noi abbiamo formato dei movimenti come il movimento naturalistico Pro Lama Balice, il centro d'arte 89, che ormai sono più di 20 anni, se non 30 anni, che all'interno del parco ci sta ogni giorno, proprio per la tutela, la salvaguardia del parco stesso. E niente, l'ente parco si deve muovere, tutte le istituzioni, i comuni di Bitonto, il comune di Bari, la provincia insieme devono cercare di far sì che questo polmone verde definito dall'assessore all'ambiente sia veramente un polmone verde all'interno di una città metropolitana.